causa dell'epidemia di Covid-19, sempre più persone stanno sostituendo l'uso di mangiare fuori al ristorante con l'ordinare cibo da asporto che viene consegnato direttamente a casa dei corrieri in motorino, come per esempio Uber Eats o Foodpanda. Inoltre, di ricette è stata adottata la modalità di apprendimento a distanza. Dunque, in questo video utilizzeremo un'app di consegna per il cibo Luna per l'altra. Oggi il tema del mio ordine è salute. Per questo video ho ordinato un panino da Subway per Ludovica. ci sono molti tipi di vendute, come la duca, cetrioli e cipone, e della carne, come il manzo o il pollo. Puoi scegliere il tipo di pane, le vendute e i cani. O senza sala, e se scandalo in fumo o no. Le vendute fanno bene allo stomaco, perché ricche di fibre, vegetali e vitamine. A Taiwan c'è un modo di mangiare che si chiama bientang, è come un pasto completo in scatola. Si mette il riso bianco, la carne o il pesce e qualche verdura di contorno dentro una scatola. Anche se è facile da trasportare ed economico, ma spesso è troppo unto, quindi ne ho ordinato uno diverso. Questo pasto in scatola non avrà questo problema perché è caldo a vapore, non saltato nell'olio o alla griglia. Così si può ridurre i grassi o le calorie. È una buona scelta per fare la dieta. Per la cena ho ordinato un便当, ma questo便当è un po' diverso dai altri便当. In termini di metodi di cottura, altri negozi di便当 usano il cibo fritto o scaldato. Invece, ma questo utilizza il cibo bollito, così si mangiano meno grassi e calorie. Ho anche ordinato da bere per lui. Siccome la c'è suzione eccessiva, zucchero porta all'obesità. Ho ordinato una tazza di tè verde senza zuccherato. Sebbene non possiamo andare all'estero durante l'epidemia, possiamo comunque mangiare piatti speciali di vari paesi. Così ho ordinato la cucina coreana, il riso con il manzo arrosto. Questo pasto contiene uova, manzo, verdure e kimchi, una verdura fermentata.
Di solito il cavolo è piccante è un contorno comune in Corea. Il gusto generale è un po' piccante e la nutrizione è equilibrata.